Il giornale Il giornale di Vivicentro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Buon pomeriggio. Vi leggo la composizione del governo. Innanzitutto i ministri senza portafoglio. Federico D'Incà, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento. Paola Pisano, alla quale sarà conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Fabiana Dadone, alla quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. Francesco Boccia, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie. Giuseppe Provenzano, al quale sarà conferito l'incarico per il Sud. Vincenzo Spadafora, al quale sarà conferito l'incarico per le politiche giovanili e lo sport. Elena Bonetti, alla quale sarà conferito l'incarico per le pari opportunità e la famiglia. Enzo Amendola, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari europei. Poi ancora sarò affiancato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese, dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dal ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, dal ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dal ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La competenza in materia di turismo sarà invece attribuita al ministro per i beni e le attività culturali, Teresa Bellanova. Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa. Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti, Paola De Micheli. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. Ministro per i beni e le attività culturali, al quale sarà attribuita la competenza in materia di turismo, Dario Franceschini. Ministro della Salute, Roberto Speranza. Proporrò alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di segretario del Consiglio medesimo, Riccardo Fraccaro. Forti di un programma che guarda al futuro, dedicheremo con questa squadra le nostre migliori energie, le nostre competenze, la nostra più intensa passione a rendere l'Italia migliore nell'interesse di tutti i cittadini, da nord a sud. Grazie. Mi tratterrò per pochi istanti, perché sono qui per rivolgere un saluto a tutti voi, non per fare una dichiarazione. Che una volta che, in base alle indicazioni di una maggioranza parlamentare, si è formato un governo, la parola compete al Parlamento e al governo. Difatti il governo nei prossimi giorni si presenterà davanti alle Camere per chiedere la fiducia e presentare il suo programma. Io sono entrato in questa sala stampa soltanto per appunto salutarvi e per ringraziarvi del vostro lavoro
dell'impegno con cui avete informato i nostri concittadini, sperando che il Quirinale vi abbia messo in condizione di poterlo fare senza troppi disagi. Vorrei aggiungere che per me è stato di grande interesse leggere ogni mattina sui giornali stampati oppure online, o ascoltare la sera in TV le cronache e le interpretazioni dei fatti dai diversi punti di vista. Questo confronto tra prospettive differenti, opinioni diverse, diverse valutazioni, è prezioso per me come per chiunque. E ancora una volta sottolinea l'importanza e il valore della libera stampa. Grazie e buon lavoro. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.